È una denuncia dai toni forti, quella fatta ieri sera in Consiglio Comunale dall'assessore ai servizi sociali Bruno Magatti. Senza mezzi termini, in aula è stato affermato il forte sospetto che il continuo arrivo a Como di minori stranieri sia ormai un flusso organizzato, una sorta di rete informale che dalla città all'Eritrea in particolare si avvale della tecnologia per diramare le informazioni utili a ritrovarsi poi in riva all'Ario e, nello specifico, nel nuovo centro di Via Regina. Il fatto che in questo centro stia crescendo in maniera ovviamente significativa la presenza di minori stranieri non accompagnati, peraltro prevalentemente eritrei, significa che è in corso un'operazione di autoconvocazione. Questo fenomeno noi l'abbiamo osservato in passato anche per i ragazzi albanesi, evidentemente questi ragazzi dispongono di strumenti di comunicazione e quindi invitano gli altri a raggiungerli nella città. Un riferimento tutt'altro che casuale, quello al fenomeno albanese di 3 anni fa. Nel 2013, infatti, su 107 minori stranieri non accompagnati giunti a Como, 49 furono albanesi e di questi ben 22 provenienti dalla stessa città. Nel corso del suo intervento, Magatti ha fornito anche altri dati sull'attività del centro di Via Regina. Finora le persone complessivamente accolte sono state 1.194 e mercoledì scorso le presenze erano 254. Ma anche nella composizione di queste cifre spicca come i minori, che pure non dovrebbero stare in quel campo, siano ormai la stragrande maggioranza. L'altro giorno c'erano 84 maggiorenni singoli, dei quali 14 donne e 70 uomini. 11 famiglie composte da 16 adulti e 13 minori, in questo caso minori minori, cioè bambini, in prevalenza nigeriane le famiglie. 156, sottolineo 156 minori stranieri non accompagnati, dei quali il 70% circa eritrei, e di cui 29 ragazze. Allora, se tenete questi numeri, 156 minori stranieri non accompagnati, 84 maggiorenni, voi capite che 2/3 sono minorenni.